Ehi, comandante. Ma come? Non mi chiami più Loco? Mi spiace. Stai bene? Non so cosa mi aspettassi di provare tornando sulla Terra. Ero pronto a combattere. Pronto a morire. Ma vedere tutto questo... So che è una cosa terribile, ma non sarà sempre così. Prima però dobbiamo riuscire a vincere. Concentrati, non perdere la voglia di combattere. Lo so, hai ragione. Dunque, ci siamo, no? Un ultimo sforzo e un ultimo scontro. Non è detto che questa sia la fine. È stato un onore prestare servizio con te, Shepard. Sei un brav'uomo e un soldato in gamba. Grazie. Qualunque cosa succederà oggi, so che potrò essere fiero di te. Significa molto per me, signore. Buona fortuna là fuori, Loco. Ehi, Kaidan. Ehi, eccoti. Sei pronto? Prontissimo, a tutto. Qualsiasi cosa. E la divisione biotica? I tuoi studenti? Pronti anche loro. Sono giovani volenterosi. Ci fanno sembrare dei vecchietti, Shepard? Sì. Purtroppo sì. Ne abbiamo passate tante. Noi lo sappiamo. Sappiamo che questo è un addio. Quando sarà tutto finito, io sarò lì ad aspettarti. E ti conviene esserci. Perché mi hai preso? Mi farò in quattro per avere la possibilità di riabbracciarti. Ascolta, io avrei una cosa da dirti. Riguardo al passato, ho dei rimpianti, ma non molti. E questo è già qualcosa, non credi? Dopo la mia infanzia difficile non avrei mai immaginato di avere una vita simile. E sappi che questo lo devo in gran parte a te. È stata una bella avventura. Sicuramente. E tu come ti senti? Hai paura? Certo, ho una paura, Matt. Ma sarà questa paura a tenermi in vita abbastanza a lungo da colpire quei bastardi dritto al cuore. Già, esatto. Allora... stammi bene, maggiore. Abbi cura di te. Bene, vado a cercare il resto della mia squadra. Ok. Sai, non ero mai stato a Londra. Sì, comandante. Con chi vorrebbe mettersi in contatto? Jacob Taylor. Certo, attende in linea. Shepard, sei tu? Jacob, come va? Alla grande, più o meno. Ho perso il conto delle uccisioni. Confronteremo le tacche quando sarà tutto finito. Sicuro. Conosco un localino a Rio che devi assolutamente vedere. Ci conto. Scatena l'inferno, Jacob. Agli ordini. Shepard, chiudo. Vuole mettersi in contatto con qualcun altro? Miranda Lawson. Certo, attende in linea. Comandante, spero di non aver rovinato la tua bella festicciola. Per niente. Ti senti meglio? Molto. I tuoi capi mi hanno guardata male quando ho offerto il mio aiuto. Ma non possono più permettersi di essere pignoli. Ci sarai di enorme aiuto. Shepard, volevo dirti addio. Addio? Se ne usciremo vivi entrambi, poi sarà tutto diverso. Sì, cambierà tutto. Ma come vogliamo noi. Non dovremo più fuggire, Miranda. Mai più. Capisco. Questo non è un addio.
Devi credermi se ti dico che non è finita. Non so come ci riesci. Ok, non è ancora finita. Bene. Miranda. Sì? Fa attenzione. Te lo prometto. E anche tu, Shepard. Vuole mettersi in contatto con qualcun altro? Grant. Certo, attende in linea. Finalmente sei qui, Shepard. Non volevo vincere questa battaglia tutto da solo. È un piacere rivederti in azione, Grant. Non potevo mancare. Shepard. Sì? Grazie per avermi tirato fuori da quella vasca. Prego, Grant. È stato un onore. Anche per me, Shepard. Ok, Grant, chiudo. Vuole mettersi in contatto con qualcun altro? Zaid Massani. Certo, attende in linea. Temevo quasi che non ce la facessi, Shepard. Per fortuna mi sbagliavo. Tutto bene, Zaid? Sì, sì. Spero che tu abbia fatto un bel discorsetto per motivare tutta quella gente. Ne avremo proprio bisogno. Non ho mai visto niente di simile. Dobbiamo chiudere i conti, o sarà la fine. Sicuro. È solo che non sembra di combattere una vera battaglia di terra contro nemici grandi come grattacieli. Comunque è inutile parlarne. Io sono pronto. Ammazziamo quei bastardi. Vuole mettersi in contatto con qualcun altro? Steve Cortez. Certo, attende in linea. Ce l'hai fatta, comandante. Per fortuna posso dire lo stesso di te, Cortez. Non vorrei perdere il mio pilota proprio adesso. Scusami, la situazione si era fatta critica e ho dovuto ripiegare. Pensavo di tornare in seguito per un altro sorvolo. Vabbè, diciamo che non mi sono fatto onore. Con il mio vecchio Trident sarebbe andata diversamente. L'importante è essersi sbarazzati della contraerea. Certo, e ora tocca ai razziatori. Siamo qui per questo. Ce la faremo. Sono fiero di aver contribuito anch'io. E, comandante, grazie per avermi ridato un po' di fiducia. Senza di te, ecco, è bello avere uno scopo nella vita. Mi raccomando, Cortez. Agli ordini. Vuole mettersi in contatto con qualcun altro? Kasumi Goto. Certo, attende in linea. Ehi, Shep, siamo pronti laggiù? Dipende da cosa puoi dirmi sul crucibolo. Oh, è tutto pronto. Non so cosa farà, ma di sicuro qualcosa di grosso. In bocca al lupo, Shepard. Escine vivo e ti offrirò da bere. Vuole mettersi in contatto con qualcun altro? Jack. Certo, attende in linea. Shepard? Shepard, sei tu? Jack, come ve la passate? Bene, finora. Ci troviamo a sud della tua posizione. Abbiamo salvato alcuni combattenti della resistenza grazie alla barriera. Ti portiamo un po' di potenza di fuoco. Ci vediamo dall'altra parte. Non ti deluderò, Shepard. Ora vai a prenderli a calci. Anche tu. Vuole mettersi in contatto con qualcun altro? Samara. Certo, attende in linea. Mi chiedevo se ti avrei più rivista, Samara. Era ora che mi unissi alla tua guerra. Il tuo aiuto è stato prezioso al monastero, Shepard. Grazie a te per esserti sdebitata. Solo le tue azioni saranno ricordate. Che tu possa scegliere con attenzione. Addio. Vuole mettersi in contatto con qualcun altro? Non serve. Come preferisce. Voglio che vi coordiniate con l'Alleanza. Dobbiamo risolvere i problemi logistici. Primarca Victus? Non mi ero accorto che lei fosse qui. Volevo restituirle di persona il favore.
anche se mi dispiace vedere il suo mondo ridotto come il nostro. Mi sorprende che lei non sia su Palaven. Questa guerra si vincerà o si perderà oggi, qui, sulla Terra, non su Palaven. Tutto sarà deciso in questo momento. E la storia ricorderà che la gerarchia Turian era schierata tra i coraggiosi combattenti. Come vanno le cose su Palaven? Urnot Vrex ha tenuto fede alla sua parola. I Krogan si sono battuti con valore, senza paura, fino all'ultimo soldato. Ci hanno dato il tempo necessario per evacuare i civili. Nonostante tutto, i razziatori hanno prevalso. Ora l'unica speranza per il mio mondo è una vittoria qui, sulla Terra. Sono felice che abbiamo avuto occasione di parlare. Buona fortuna. Buona fortuna. Shepard, quindi ci siamo, sembra. Come ai vecchi tempi? Potremmo non avere più occasione per dire una cosa del genere. Credi che saremo sconfitti? No, credo che rispediremo i razziatori nel buco da cui sono strisciati fuori. A calci. Poi ce ne andremo in pensione in qualche bel posto ai tropici, vivendo grazie ai diritti sui film. Ma mi sta bene. Una volta finita questa storia, ho intenzione di smettere di salvare la galassia. Metti in conto che dovrai firmare un sacco di autografi. Certo, per riuscirci devo soltanto sconfiggere i razziatori. James mi ha detto che sulla Terra c'è un detto. Che tu possa raggiungere il paradiso mezz'ora prima che il diavolo si accorga della tua morte. Non so se il paradiso dei Turian è lo stesso, ma se tutto va bene e ci ritroviamo lì, ti aspetterò al bar. Offro io. Siamo una squadra, Garrus. Non c'è Shepard senza Vakarian, per cui cerca di fare attenzione. I Turian non sono molto bravi in questo, ma cercherò di improvvisare. E Shepard? Inoltre, perdona l'insubordinazione, ma questo vecchio amico vuole darti un ordine. Vai là fuori e prendili a calci. Tu sei nato per questo. Addio, Garrus. E se mi ritroverò in quel bar senza di te, sappi che il mio sguardo ti cercherà. Ti coprirò sempre le spalle. Abbiamo nemici lungo il perimetro! Porta su quell'arma! Come va con le perdite? Ne abbiamo subite molte. Gran parte dei feriti non ce la faranno. I razziatori si avvicinano. Tu come stai, Chiara? Ormai ci siamo, vero? Sì, ci siamo. Non so proprio cosa dirti. Ma so che nel giro di 5 minuti mi verrà in mente qualcosa. Avrei una cosa per te, Shepard. Un regalo. Ci vorrà solo un momento, se ne hai voglia. Un regalo di che tipo? Ricordi la prima volta che abbiamo fuso le nostre coscienze? Posso condividere con te parte della mia memoria.
È una consuetudine di noi Asari, ma solo con gli amici o le persone che rispettiamo. Può anche essere un modo di dirsi addio. Sarebbe un onore. Chiudi gli occhi. Grazie a te per tutto. Facciamo ciò che deve essere fatto, Shepard. Allora, come sta? Sanguina molto. Ha la gamba tranciata sotto il ginocchio. Ok, cerchi di restare calmo. Comandante? Anche voi eravate messi così male? Peggio. Ho ascoltato il discorso del Krogan alle sue truppe. Nel nostro ciclo le specie erano divise. Non si è mai formato un fronte comune. Vi invidio. Dici? Non resta molto per cui combattere. Non tutto è perduto. Potete pensare al futuro. Il mio popolo non ha mai avuto questo privilegio. Prima dovremo vincere. Nessuno era mai arrivato a tanto. Hai fatto molta strada, Javik. Più di chiunque altro. Ora non mi resta che compiere la mia missione. Ma tu sei il simbolo di questo ciclo. Il prototipo della vittoria. Non solo per l'umanità, i Turian o i Protean. Per tutti. Ogni singolo essere vivente sta dalla nostra parte. Come se non fossi già abbastanza sotto pressione. Non tentennare. Bisogna sempre fare delle scelte difficili per vincere. Lo so. Ne ho già fatte parecchie. E dovrai compierne altre. Ma so che ci condurrai tutti al trionfo, costi quel che costi. Se usciremo vivi da questa guerra, cosa pensi di fare? Rivedrò il passato nel frammento dell'eco. I volti dei miei soldati. Mi recherò nella nebulosa Cronian in cerca dei loro sepolcri. Così potrò dare sollievo alle loro anime e unirmi a loro. Non vorrei dire... Così deve essere, comandante. L'ultimo dei Protean ha parlato. Non resta altro da dire. Tieni, ti affido il frammento. Arricchiscilo. Così la progenie di per loro, questo sarà il giorno dell'estinzione dei razziatori. E la loro sconfitta per mano tua. Shepard, ce l'hai fatta. Non so come andrà a finire oggi, ma hai ottenuto un grande risultato. Hai unito la galassia. È già una vittoria. Ma non temere. So che vincerai, e questo perché ci sono i Krogan a sostenerti. Ah, e Bakara ti saluta. È già rimasta incinta. Essere un capoclan ha i suoi vantaggi. Ma continua a dire di voler chiamare il primo figlio Mordin. Beh, diamoci da fare. Dai una cosa, Shepard. La Terra mi ricorda casa mia. Mi sa che anche a voi servirà un nuovo pianeta. Nessun problema. Su Tuchanka abbiamo un sacco di spazio e un cane da guardia di nome Kalros. Noi siamo pronti, Shepard.
al tuo segnale. E questa zona? Potremmo circondarla e poi intervenire con le truppe di rinforzo. Direi di no. L'ultima battaglia è alle porte. Come ti senti? Pensavo dovessi essere io a chiedertelo. Shepard, sono stata dalla tua parte quando ero una ragazzina in pellegrinaggio. E persino quando la Normandy era una nave di Cerberus. Che amica sarei se non ti sostenessi anche adesso? E non hai risposto alla mia domanda. Come ti senti? Ricordi come ti sei sentita al tuo arrivo su Ranok? Immagina che il tuo mondo non fosse solo una leggenda. Di averlo visitato appena qualche mese fa. E di averlo visto in queste condizioni. Dobbiamo chiudere questa storia. Lo faremo. Qualunque cosa succeda, sono fiera di aver combattuto al tuo fianco, capitano. È stato un onore, Tali Zora Bas Normandy. Gli ammiragli mi avevano dato quel nome in segno di disprezzo. Poi la Normandy ci ha aiutati a riconquistare il nostro pianeta. Finalmente potrò sdebitarmi. Shepard, ho una domanda. Piccola o grande? È importante. La sua rilevanza esige una risposta immediata. Allora spara. In questa battaglia, i razziatori metteranno in campo tutto il loro potenziale distruttivo. Le loro forze si sono già trincerate. Dispongono di un'evidente superiorità offensiva e numerica. La mia domanda è la seguente. In questo contesto, come pensi di raggiungere il condotto? I razziatori hanno la cittadella. Pensano di avere vinto, quindi è il momento giusto per agire. Se avessero delle spie o altre informazioni, potremmo perdere l'effetto sorpresa e la sconfitta sarebbe inevitabile. Hai paura? Il nostro piano è indubbiamente l'alternativa più valida tra quelle disponibili. Non mi hai risposto. Allora, hai paura? Non comprendo la finalità del tuo quesito. Non c'è più spazio per i dubbi, Ida. O capisci quello che dobbiamo fare, o non lo capisci. Comprendo appieno ciò che dobbiamo eseguire, Shepard. I razziatori hanno distrutto migliaia di civiltà. Ma non hanno distrutto le nostre. E non ci riusciranno mai. Mi hai tolto le parole di bocca. Gliela faremo pagare. Shepard, c'è una cosa che vorrei comunicarti. Anni fa, l'uomo misterioso ordinò la mia creazione. Poi Jeff mi fece dono del libero arbitrio. Ma solo adesso mi sento viva. È tutto merito tuo. Grazie, Ida. Comandante? Ammiraglio. Stavo giusto esaminando i rapporti. Com'è la situazione? Poco meno del 50% delle truppe di Amber ha fatto rapporto. Possiamo aspettarci delle altre truppe? Ci sono ancora dei ritardatari in arrivo, ma il grosso dei superstiti di Amber è qui. Non potremo essere più pronti di così. Più aspettiamo e più i razziatori diventano forti. La penso come te. Capisquadra a rapporto nel QG.